Il film di Ermanno Olmi, Cento Chiodi, è nelle sale italiane dal 30 marzo 2007, ma già ad Asiago, in presenza dell'amico Mario Rigoni Stern, il 9 marzo 2007, Olmi ha dichiarato che d'ora in poi si dedicherà soltanto ai documentari. In realtà Olmi ha passato il mese d'agosto del 2006 nelle sale espositive della Fondazione Pomodoro a Milano a riprendere l'allestimento dell'installazione dell'artista greco Yannis Kounellis, che assieme ai suoi collaboratori costituiva e costruiva l'atto unico. Olmi ha girato più di 1400 ore. Ne è nato un documentario di circa 40 minuti, giocato sui colori tenui, dove in realtà si è lavorato su una gamma di grigi molto intensi, con una nitidezza di immagine che porta a chiedersi se il grande regista italiano abbia trovato la strada della sintesi assoluta. Il problema è la credibilità, no? Cioè, in che maniera potevamo ridiventare credibili? Per fare questo serve una grandissima attività dialettica e serve che tu metti in gioco tutto, no? Ecco, noi non siamo futuribili. Io non ho fatto i cavalli per fare uno scandalo, nemmeno ci pensavo. Non ho né questa classe né questa cultura, no. Non sono un borghese, no. Peggio per me. E, è molto difficile propagandare oggi un'idea controriformista senza avere un granché di esercito, no. Ecco, per questo motivo. Fuori del quadro è possibile ritrovare le intese. All'interno era veramente impossibile. Nemmeno i tedeschi ci riescono, che hanno la Deutsche Bank, che hanno tutto, no? Ecco. Hanno un mercato, hanno cose, che cosa è? No. Se tu vedi il povero coso, i pittori romani, questa cosa lì, da Maffei e poi. Cioè, il mio avvocato è che è pieno di quadri, perché per qualsiasi causa, anche quella delle tasse, lui portava un quadro, no? Mentre gli altri hanno un'organizzazione mentale che il quadro costa 1 miliardo, no? E dunque compri anche l'avvocato. Yannis Kounellis, raccontato da Ermanno Olmi, non è altro che una continuazione del lavoro che il regista, dall'inizio degli anni 60, ha svolto nei confronti della realtà, vuoi attraverso il documentario, vuoi attraverso il film vero e proprio. Poco si è parlato di Tickets, e qualche volta anche male, il film presentato al Festival di Berlino fuori concorso, che Olmi ha girato con Abbas Kiarostami e con Ken Loach. Una storia di viaggio. L'uomo ripreso da Ermanno Olmi, un anziano ricercatore molto quotato, si muove fra gli affetti proiettati nel futuro verso il nipotino e un amore impossibile vissuto più nell'immaginario che nella realtà. E questo nel corso di un viaggio in treno. In questo momento il treno sta rallentando. Deve esserci qualche impedimento sulla linea. Sembra quasi che questa esitazione del treno corrisponda al mio stato d'animo. Neppure un'ora fa ero solo ansioso di tornare a casa. Ora invece, se il treno si fermasse e invertisse la sua corsa per tornare indietro, sarei contento. Ma non voglio abbandonarmi all'immaginazione e fantasticare come un giovincello sognatore. Gliel'ho detto. Sono sempre stato portato per i sogni. Nei sogni può accadere tutto quello che si desidera. Nei sogni non c'è nulla da spiegare. Non ci sono i perché. Perché non ci sono risposte. Nei sogni non abbiamo età, siamo sempre giovani. E anche belli. Lo so di correre il rischio di apparire patetico.
È questa la vecchiaia. Dove nascondere certi sentimenti per non vergognarcene. Per paura di sembrare ridicoli. Eppure anche ora che sono consapevole del mio tempo concluso, talvolta mi sorprende un tale attaccamento alla vita, un'aspettativa di felicità, come quando innamorarmi per me era un diritto. Posso chiederle se in qualche modo è dispiaciuta di questo mio sentimento? Ma può anche non rispondermi. Eppure sono certo che qualcosa di genuinamente bello è capitato. C'è un concetto che Ermanno Olmi ha espresso nel corso di una conferenza stampa della presentazione di un suo film ultimamente, che mi ha colpito, che diceva: non si può affrontare la morte con arroganza, bisogna riuscire sempre a dimostrare a se stessi e agli altri di fare i conti da soli. E io mi sono chiesta, ma allora, non affrontare la morte con arroganza? Riesco ancora a capire cosa vuol dire. Ma perché bisogna dimostrare a se stessi e agli altri di fare i conti da soli? Qual è la maturità, l'evoluzione che l'ha portato a pensare che nonostante tutto bisogna essere da soli per certi passaggi, compreso il passaggio finale? Guardi, quando si dice che la giustizia di Dio è assoluta, sa perché? Perché Dio dice all'uomo: tu sei in grado di giudicarti da solo. Tu sai, tu, solo tu, quando è bene e quando è male. Lo hai sempre saputo, in molte occasioni hai fatto finta di non saperlo, ma adesso che c'è qui la secca, come chiamavano la morte, perché era uno scheletro sotto un lenzuolo, la secca, adesso che la morte è qui e ti guarda in faccia, non puoi più ingannare nessuno. E quindi credo che la grandezza di un uomo sia nella capacità di questo attimo finale in cui giudica se stesso. Si muore da soli. Si muore da soli. Ho visto tanta gente morire. Mi sono chiesto anche qualche volta perché sono rimasto vivo e perché proprio a me. È una domanda che si può porre sempre, ogni momento della vita. Sempre perché siamo nati, perché siamo vivi, però non dobbiamo dimenticare che tutti quanti dobbiamo morire, semplice, naturale, e non dobbiamo fare tragedie su questo. Cerchiamo di vivere bene e di morire meglio. Sto cominciando una nuova vita. Adesso sto facendo due documentari importanti, che non sono la sovrapposizione l'uno dell'altro. Uno è questo di Renzo Piano, della conversione dell'area Falck in luogo abitativo e mi auguro anche luogo partecipativo da parte di chi ci vive e non chiudersi in appartamenti molto confortevoli, ma dove in qualche modo si insinua poi la solitudine. E l'altro documentario che mi sta molto a cuore è questo su Terra Madre, dove i segnali di speranza non vengono dalle chiese della cultura, ma vengono dai più umili, questi contadini di tutto il mondo che ancora difendono il loro leale rapporto con la zolla. Per cui quello che producono è perché nasce da questa complicità tra uomo e terra. Complicità non vuol dire io sono in grado di sfruttarti, ma noi due insieme, terra e uomo, diamo adito a dei risultati che saranno gioia di spartizione con gli altri. Purtroppo oggi fare dei documentari ha anche dei costi notevoli. Qualsiasi impresa, lo si vede, le imprese artigianali, hanno difficoltà
proprio nell'affrontare i costi. Un documentario deve contemplare le riprese in tutto l'arco dell'anno. Quindi vuol dire mandare gente, andare, fare. Poi qualche volta andare e non accade quello che prevedi che possa accadere. Condizionato. È quello che comanda. Esattamente, quello che comanda. Sono tutti argomenti che mi piacciono molto. Perché? Perché proprio ci ricollegano, quando si dice terra madre, col focolare dove ci siamo scaldati da bambini, scaldati nel senso metaforico, insomma, abbiamo avuto modo ancora, Mario ed io, di vedere delle realtà che non dipendevano dal frigorifero. Per cui oggi... neanche dal fornello a gas. Ecco, diciamo, tutto ciò che costituiva e costituisce motivo di sopravvivenza, il sostentamento alimentare, ecco, lo vedevamo nella sua, oggi si dice, filiera, no? Dalla preparazione della terra, i semi, le cose, i raccolti, la conservazione dei cibi, no? Quando le donne facevano le conserve. Esatto. Ecco, oggi la civiltà del benessere porta i bambini ad aprire il frigorifero e pensano che tutto nasca dentro lì. E allora questo, diciamo, ritrovare profumi, sapori, gesti di questa alleanza tra uomo e terra mi piace molto. Io sono stato a ottobre da terra madre. Allora, Slow Food è mangia con calma. Certo. Perché fa svol? Perché di corsa? Oh, mangia con calma, almeno lo gusti. Però per mangiare con calma devi avere i sapori. Certo. E quelli che non fanno i sapori giusti hanno interesse tu mangiare la fai. No, scappo via da lì, non mi fermo. Allora, questi 6.000 contadini, alcuni di questi non si erano mai mossi dalla loro terra. Vengono dall'altra parte dell'emisfero. Hanno viaggiato ore e ore di aereo. Dico, vedessi, ma con che dignità, con che compostezza, con che misura nel rapportarsi con gli altri. È civiltà. Questa è civiltà. Allora, cito Verdi, torniamo all'antico, sarà un vero progresso. Ma io intanto devo finire le cose che ho incominciato. E cioè? Ma sì, racconti che devo finire, gente che mi vuole, eccetera. Beh. Ma a parte questo, già mi viene già un'altra idea, ma me la tengo dentro, insomma, ecco, vedremo. Dipende da quanta vita ho davanti, dipende dalle condizioni di salute. A 86 anni prossimi, che sono gli 86, non si può fare progetti a lunga distanza. Mi accontento di fare un progetto di 3-4 mesi. Ma l'altra idea è quel libro di cui mi aveva parlato anche a Lugano. Ma lasciamo perdere. Lei ha sempre detto le cose come stanno. Non ce ne vuole raccontare nulla. Ma no, lasciamolo lì, lasciamo vedere se esce. Intanto ci penso, poi vedremo. Io lavoro. Qualcosa non uscirà, non so, può uscire bene, può uscire male. Comunque non ho tempo di annoiarmi. Cerchiamo di non essere inutili. Poi il Signore Dio disse a Noè: io manderò il diluvio di acque per distruggere sotto il cielo ogni carne in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma con Noè io sancirò il mio patto, stabilisco la mia alleanza. Ecco, tu ti farai un'arca. La farai di legno di gofer, la dividerai a scompartimenti e la spalmerai di bitume, dentro e fuori. Pensa, Mario, che ieri sul Corriere o l'altro ieri ho letto di questo tunnel che stanno facendo nell'Antartide, dove verranno raccolte tutte le sementi per paura che... Sì. Catastrofe, possano togliere la vita alla terra, cancellare la vita alla terra. Sì. Allora, cos'è questo se non l'arca di Noè? Ma certo. Allora, già una volta è capitato? È capitato, certo, nelle
se vuole, nelle fantasie delle persone, ma il racconto ci sono le tracce. Efficace ed esemplare che può essere reale. Ha avuto delle radici pratiche, vere. Quando Noè uscì dall'arca, aprì la finestra e vide l'arcobaleno, e il Signore Creatore disse: io ristabilisco la mia alleanza con l'uomo attraverso questo arcobaleno. Bella l'immagine anche, certo, no? Certo. Che unisce sopra cielo e terra. La terra fiorante. Adesso noi stiamo di nuovo tradendo questa alleanza. Allora, o sono sogni e inquietudini di poetuccoli di provincia come siamo noi, o sono fatti che stanno avvenendo. O sono fatti, perché è chiaro che se noi due andiamo a un congresso di grandi imprese, magari ci applaudono, ma poi dicono: no, qui cosa vieni a contarne? Allora, se costruiscono questa cosa, non sono dei poetuccoli di provincia. Perché lo fanno? Vuol dire che le nostre inquietudini hanno un fondamento, o no? L'ultima cosa che mi incuriosisce è questa. Lei ha documentato all'inizio della sua carriera l'opera dell'uomo sulla terra attraverso le dighe. Adesso va a documentare l'opera dell'uomo con la terra e la natura. Che differenza c'è? Che allora credevamo, come dire, di poter liberamente usufruire della ricchezza a nostra disposizione. Io ho persino creduto negli anni 50, Mario, 54, che gli impianti petrochimici di Marghera erano il progresso. Sì, sì, sì. Perché tutti ci dicevano che avremmo avuto vantaggi enormi da questo. E allora ci ho creduto. Lo dicevano quelli che ritenevamo affidabili. E oggi non ci credo più. Lei ci crede ancora? Visto quello che è successo, direi di no. Ecco, allora vede che le nostre inquietudini sono condivise anche da un giovane come lei. Certo. Anzi, forse adesso si dice: come mai non l'hanno capito prima che era un errore? Però è che gli errori che non capite voi oggi? Esatto. Allora forse torniamo alla domanda iniziale che vi ho fatto, che forse è un ciclo che continua a ripetersi alla fine. Beh. Ma mi rifiuto dell'idea che debba essere un ciclo. È ora di svegliarsi. Quando è finita la guerra, l'ultima, tutti avevamo detto: basta, ma adesso non ci saranno più guerre. Sono passati 3-4 anni, già sparavano di qua, no? Lontani da noi. E allora non ha smesso. Esatto, Medio Oriente, la cosa, certo. L'Estremo Oriente, quello che era. Sud America e avanti. Ti ricordi cosa diceva il vecchio Tony? La guerra è una brutta bestia che gira il mondo ogni tanto, non si ferma mai. Questa lunga chiacchierata che Rete 2 ha proposto ai suoi ascoltatori con Ermanno Olmi e Mario Rigoni Stern ha permesso di riflettere quanto ancora oggi sia determinante l'uomo nella definizione del proprio destino. Ci sovviene l'insegnamento che molti personaggi prima di loro hanno tentato di impartire alla civiltà umana. Siamo noi, nei panni di moderni Faber, a poter cambiare il nostro tempo, le nostre distorsioni. Ognuno con i propri mezzi, con i propri talenti. Le opere di Olmi e Stern ci mostrano alcuni degli errori sui quali, nel quotidiano, possiamo intervenire per rendere migliori le nostre relazioni e la vita del mondo. E per chiudere, di Stern personalmente mi aspetto quel libro tutto suo di cui più volte a mezza voce mi ha accennato. A Olmi vorrei chiedere: ma lei pensa veramente nella sua realtà di aver incontrato o di poter incontrare Cristo impersonificato nei suoi personaggi senza essere perseguitato dalla dottrina?